anni di successi sono valsi a Opinion Leader il premio di l'Anniversary Award nell'ambito dell'edizione 2018 degli NC Awards. Innanzitutto, che cosa rappresenta per lei questo riconoscimento? Beh, 30 anni di successo, sono 30 anni e siamo ancora vivi, per cui il successo è essere ancora vivi in un mercato che non è mai stato facile e in questo periodo lo è ancora di più, molto selettivo, di grandi cambiamenti continui, per cui insomma il successo è essere arrivati a 30 anni. Facciamo il punto sull'andamento 2017, come è andata nell'anno scorso e gli obiettivi per quest'anno. Beh, noi stiamo ancora pagando la perdita di Tre come cliente, che era con noi dal 2005, poi con la fusione diciamo, e la governance di Wind hanno passato tutto a strutture nuove, per cui abbiamo dovuto comunque compensare questo calo di lavoro, che era importante perché avere un cliente grosso così, visto che noi abbiamo sempre avuto un po' di fortuna, nel senso che abbiamo avuto prima Philip Morris per 13 anni, poi Omnitel che diventò Vodafone anche lì per 13 anni, dopodiché dal 2005 al 2016 3, per cui abbiamo sempre avuto un cliente molto grosso e con altri clienti importanti, ma io li chiamavo nanerottoli in confronto. Adesso l'opportunità qual è? È quella di avere più clienti di un taglio medio-piccolo che ci permettono di non avere più quella dipendenza dal cliente importante. Siamo in gara per il rinnovo di Disney, che è comunque un cliente importante per noi. Abbiamo preso Chervaux, che è un cliente per il quale abbiamo fatto il lancio del brand nel 95, ci hanno mollato nel 2008 e sono tornati da noi l'anno scorso. Quindi questa è stata una bella gratifica. Dopodiché abbiamo un cliente nuovo che è Filman, occhiali, che in Italia è poco conosciuto, stiamo facendo aperture di negozi, ma ha 850 negozi nel mondo, soprattutto in Germania, per cui è un colosso, un po' la Zara degli occhiali per intenderci. E poi ho un cliente che io dico clientino, ma non è clientino perché vende già in 27 paesi, che è Birra New Yorker, praticamente è una startup nata da tutto lo staff ex Corona, che si è lanciato in questa nuova attività guidata e finanziata da un giovane imprenditore con il quale ci siamo trovati subito in sintonia e stiamo iniziando in questi giorni a definire diciamo, l'approccio strategico. Se dovesse dirmi qual è in due parole il DNA di Opinion Leader, che cosa la differenzia dalle altre strutture sul mercato? Ma noi abbiamo un approccio sportivo, che un po' ci deriva dal DNA di Philip Morris, Marlboro, che abbiamo percorso da tempo, anche perché gestiamo dei piloti di moto come Melandri e come Petrucci. Per cui l'approccio è sempre quello della massima performance, ovvero di cercare di dare il 100% ogni volta che ci dedichiamo al cliente. Io dico sempre che per me il cliente deve essere come una mia azienda, cioè io mi sento azionista del cliente quando lavoro con il cliente, per cui spendo e gestisco il budget con la stessa dovizia come se fossero soldi nostri. E questo ha creato una certa fedeltà nel tempo sulla clientela, per cui quando perdiamo clienti li perdiamo dopo 10, 12, 13 anni. L'esempio di Chervaux è significativo perché dopo 13 anni insieme ci hanno mollato per altre strutture e l'anno scorso quando ricevetti la telefonata fu: ma tu lavori ancora? Ho detto sì, allora vienici a trovare perché dobbiamo tornare da te. Questa ecco un po' racchiude la filosofia.